Buongiorno a tutti, sono particolarmente felice. In realtà la nostra intervista è iniziata diversi minuti fa, non appena sono arrivati nei nostri studi. Vi ripresento subito, sono i miei due ospiti di oggi. Gianni Visciano, buongiorno, maestro di Buongiorno karate, Paola. e poi Francesco Andreinacci. Buongiorno Paola. Allora, buongiorno a voi, grazie innanzitutto per essere venuti. Io ho già avvisato, avviso anche voi telespettatori, io di karate non capisco assolutamente nulla, quindi da profana li ho voluti qui perché insomma è uno sport, perché è uno sport particolare, affascinante, non esiste solo nei film, diciamolo, vero Francesco? Certo. Ed è bello approfondirlo. Lo approfondiamo soprattutto perché Francesco Andreinacci, e poi tu ci spiegherai sicuramente nel dettaglio, da anni e della Scuola Karate Italia di Mosciano Sant'Angelo Energy Club di Gianni Visciano, e fine maggio sarai ai campionati europei. Parliamone. Dovrò parteci sì. Parteciperò ai campionati europei che si terranno in Portogallo a fine maggio. Rappresenterò, diciamo, l'Italia nella categoria seniores, quindi dai 20 ai 35 anni, nella specialità del kata, che è la forma, nello stile Shitoryu, che è il nostro stile praticato nella nostra scuola. Tu hai? Ecco, 24 anni, ho iniziato a praticare all'età di 6 anni. c'è una vita Sì. con, non è il kimono, diciamolo No, perché il c'è qualcuno che ci karateggi. sta ascoltando, il nostro collega, non è il È il kimono, karateggi. è il karateggi. Allora, avete già capito da queste primissime battute con Francesco Andreinacci che è un mondo, non è solo uno sport, davvero rievoca anche delle atmosfere particolari, vero Gianni? Io ho Decisamente. detto a inizio intervista fuori, però mentre ci preparavamo, che bisognerebbe forse studiare per un anno la teoria e poi cominciare a fare pratica, ma invece non è No, così. no, no, si può praticare tranquillamente, Direttamente. direttamente, senza, insomma, molte problematiche legate alla teoria, no? Poi ci si approfondisce facendo, praticando. Gianni, perché una scuola karate Italia? Allora, perché Scuola Karate d'Italia? Noi, francamente, nel nostro ambiente girano tutti i nomi un po' strani, giapponesi, eccetera. Io sono uno molto legato, insomma, alla nostra nazione, e un po' perché noi italiani nel mondo del karate abbiamo diciamo, un modo di praticare riconosciuto proprio a livello mondiale, quindi come scuola. Non siamo secondi a No, nessuno. l'Italia è tra i primi paesi al mondo nel karate, veramente, cioè non siamo secondi a nessuno, veramente. Abbiamo Quanti dei grossi. ragazzi ci sono? Lo diciamo, la Scuola Karate Italia è a Mosciano Sì. Sant'Angelo, Beh, tu da anni sei maestro. io da un bel po' insegno appena subito dopo il diploma, mi sono buttato nell'insegnamento del karate, quindi adesso, insomma, sono dal 1980 che insegno. Ho fatto parte anche del gruppo sportivo dei Carabinieri per un breve periodo. E, insomma, Mosciano è dall'80 che ho la Quanti scuola. ragazzi ci sono? Mosciano praticano quasi un centinaio di ragazzi. Un centinaio. Sì, poi abbiamo, in questi anni abbiamo sviluppato delle sedi diciamo, in provincia di Teramo, tra l'altro siamo anche qui a Teramo da quest'anno, stiamo a Giulianova dove insegna anche Perché Francesco. Francesco è un istruttore. Sì, è anche un tecnico, anzi devo dire che è un percorso di vita, come hai detto te, si inizia con la Da pratica. piccoli, Io certo. pure, quando ho iniziato, cioè, l'idea di poter insegnare, anzi c'era il mio maestro che mi spingeva a fare il corso a studiare per diventare maestro, allenatore, che sono diversi step anche lì, e me la cosa sembrava talmente, insomma, fuori luogo, E invece invece è no. diventato Sì, davvero adesso non potrei stare senza allenare i miei allenare ragazzi, ragazzi. più che allenarli, diciamo, stare insieme a loro. Allora parliamo di ore di allenamento, perché poi bellissimo sport, evoca magie particolari, rappresentare l'Italia immagino a fine maggio sarà una doppia emozione per Un'emozione. te. Francesco, ma quante ore ti alleni? Allora, per essere comunque atleta di un certo livello, come in tutti gli sport, c'è bisogno appunto di sacrificio, costanza, allenamento. Il nostro allenamento è suddiviso, anche se non, potrebbe non sembrare, in una preparazione atletica e in una preparazione comunque tecnica. Parliamo di almeno un'ora e mezza, anche due di allenamento al giorno, se vuoi comunque arrivare ad ottenere Ogni certi giorno. risultati.
e restarci comunque a quei risultati, perché un conto è arrivare, ma poi bisogna confermarsi. Tu hai iniziato a 6 anni, ma pensavi di doverti preparare un domani a rappresentare l'Italia? No, questo sicuramente europei. No, era diciamo l'obiettivo e il sogno, quello uno lavora per quello, poi se arriva tanto, tanto che meglio. Quanto è difficile essere istruttore a soli 24 anni? Davanti ai ragazzi immagino che sono a volte forse coetanei in alcuni casi. Coetanei, forse proprio coetanei no, arriviamo perlomeno nella sede dove insegno io a ragazzini di 12-13 anni, che partendo dai 5 anni. Come ti affrontano? No, va bene, comunque c'è un bel rapporto tra di noi, visto che ormai è circa 4 anni che insegno in questa sede. Quello è proprio un mondo a parte rispetto alle gare, rispetto all'agonismo. Lì devi proprio immedesimarti e cercare di coinvolgere i ragazzi, bambini e ragazzi comunque, perché ecco, dai 5 fino ai 13 anni. Ed è un percorso che ti dà soddisfazioni uguali se non maggiori comunque rispetto all'agonismo, perché vedi frutti del tuo lavoro. Che poi crescono con voi. Certo, quelli è un percorso di crescita. Soprattutto non sono soltanto maschietti, vero Gianni? No, anzi. Noi abbiamo come scuola abbiamo una grande tradizione nel femminile. Devo dire che Francesco è uno dei pochi atleti maschili nostri che è arrivato diciamo, ad altissimi livelli. Mentre nel femminile sono già molti anni che ci vogliamo soddisfare. Le donne ci distinguiamo. E le donne sono più caparbie, più determinate nel non perseguire. È colpa vostra, insomma. No, no. Effettivamente io. Può succedere. Ho questo onore e questa fortuna di avere molte ragazze, molto brave anche, poi insomma sai, c'è da dire anche questo, che nel femminile i numeri sono anche un po' minori come certo. presenza e quindi insomma, più facilitato arrivare a fare risultati rispetto al maschile, però richiede comunque lo stesso tempo, lo stesso impegno, lo stesso tu allenamento. Tu cosa chiedi ai tuoi atleti? Ma io chiedo innanzitutto la capacità di esprimere se stessi e di migliorarsi per avere una preparazione, una capacità anche per superarsi, perché quello che lo sport deve dare è una formazione non solo fisica, perché quella avviene in modo naturale con l'allenamento, è una preparazione mentale ad affrontare le difficoltà che lo sport porta, perché il confronto comunque significa mettersi in discussione, quindi avere anche la forza di farsi giudicare, no? Perché alla fine insomma, una sconfitta non è facile assorbirla. E questo serve superare sì, se stessi nei propri limiti, ma come aspetto psicologico, sì. Non fisico, perché insomma l'aspetto fisico è veramente relativo. Quello che fa tanto è avere la capacità di mettersi in discussione e poi affrontare con la giusta mentalità qualsiasi problematica, e poi i ragazzi lo vivono nella scuola, qualche adulto lo vive nel lavoro, in famiglia, nella società, vita, certo. E poi è una formazione che uno si porta appunto nella quotidianità. Sì, ma infatti la nostra disciplina non finisce nel karate, c'è karate do, il do che si intende via, ma non insomma la via dove abitiamo, certo. Quella urbana, è la via della intesa vita. Della vita, sì. Francesco, ricordi il giorno in cui hai detto a tuo padre, papà, io non voglio fare calcio, allora, voglio fare il karate? Non l'ho proprio detto così. Ti ha portato tuo padre direttamente? Sì, è stata quasi un caso. Io sono andato con mio padre nella palestra del maestro Gianni, dove appunto c'è anche una sala pesi, mio padre frequentava la sala pesi. Ho visto questa lezione di karate. Cosa ti è piaciuto? Proviamo. Cosa ti ha affascinato? Ma non lo so perché, allora sono appassionatissimo del calcio, però voglia di praticare non ce n'avevo tanto. Comunque l'ho visto che la lezione non mi stimolava, la lezione comunque del karate era divertente comunque, perché ho visto video una lezione di karate per bambini, quindi provai, da quel giorno non sono più uscito dalla palestra, fortunatamente. Quindi è proprio il caso di dirlo, perché altrimenti non saresti arrivato diciamo, a questi traguardi. Questi traguardi, questi livelli. E cintura nera. Cintura nera secondo Dan. Ecco, e qui abbiamo detto due cose, cintura nera, si intuisce
uno direbbe dal colore, ma poi direte, spiegherete voi perché. Poi c'è Dan, chi sono i livelli. Io ringrazio il nostro collega, il mio collega Lino Nazionale, che ieri mi ha dedicato 10 minuti della sua pazienza, perché è il caso di dirlo, per spiegarmi insomma un'infarinatura generale su questo sport, che davvero è affascina molto. Sì. Dan sono i livelli, i gradi della cintura nera. Esatto. Diciamo, si conseguiscono con degli esami che sono differenziati appunto per stile di karate praticato e per diciamo il grado che si deve conseguire. Quindi man mano che si sale con il grado da conseguire, l'esame diventa più impegnativo. E quindi tu che Dan sei? Sono secondo Dan, ad ottobre dovrei prendere il terzo Dan, quindi comunque c'è un esame abbastanza corposo e impegnativo da sostenere. Maestro, gli esami in questo sport non finiscono mai. Gli esami non finiscono mai, ma vabbè, ritorniamo al discorso di prima. Io penso che la vita di ognuno di noi è un esame continuo. Noi abbiamo questa diciamo, tradizione che vede l'acquisizione di un grado superiore che è legato a una conoscenza maggiore dell'aspetto tecnico, quindi diciamo un bagaglio culturale tecnico maggiore. Hai dovuto assistere a qualcuno, a qualche abbandono che ti ha fatto male? Molti abbandoni. Io ogni volta che un ragazzo mi lascia per insomma motivi svariati, certo, per me è una grave perdita, è una grossa perdita, perché sai, ecco, come Francesco, entrano che sono dei marmocchi, 5-6 anni, li vedi crescere, arrivano anche ad ottenere bellissimi risultati, ma soprattutto tu li vedi giornalmente. Io forse, se dovessi fare il numero delle ore che ho passato con i miei atleti o con i miei figli, io ho passato più ore con i miei atleti che con i figli. E i tuoi figli hanno mai voluto praticare? Sì, io ho una figlia che è un maestro, anche lei, Stefania, che insegna ad Alba Adriatica. Quindi ha seguito la scia. E un figlio, Pierpaolo, che è un arbitro nazionale ed è anche lui un maestro, insegna qui a Teramo da quest'anno. Ah beh, perfetto. Anni di entrambi? Allora, Stefania ha 28 anni e Pierpaolo ne ha 24, è un suo compagno. Francesco. Vogliamo, Francesco, sfatare il mito che il karate sia uno sport violento, il judo? Non è assolutamente uno sport violento il karate, è uno sport comunque di difesa e, come abbiamo ribadito prima, è praticato maggiormente da donne e ragazze, quindi non è uno sport dove diciamo c'è bisogno di forza per praticarlo, ma di concentrazione, quindi c'è un grandissimo aspetto mentale che è molto importante e poi comunque ci sono aspetti tecnici e non è assolutamente violento come sport, non c'è bisogno di forza. Questo aspetto mentale, approfondiamolo Gianni, perché è uno sport appunto che qualcuno potrebbe pensare sia molto individualista, ma così non è, perché poi ci sono anche delle gare che si fanno di squadra. Sì, allora, è possibile ritenerlo anche uno sport di squadra? Tra virgolette, certo, karate? No, cioè, ci sono anche competizioni di gara. Io prima però di parlare dell'aspetto delle competizioni, io voglio chiarire una cosa. La competizione è veramente un piccolo canale dove i ragazzi possono diciamo accedere per i loro insomma, le loro soddisfazioni anche sportive. Sì, certo. Il karate alla fine è una disciplina che uno pratica anche per non per gareggiare, insomma, ecco, solo per il piacere di fare un'attività sportiva che può aiutare, ecco, come diceva anche Francesco, non solo nella formazione fisica o tecnica, perché comunque nasce per la difesa personale. Tutti gli esercizi che noi facciamo nelle forme, nei kata, come insomma, nella specialità che gareggia Francesco, iniziano tutti con una parata, una tecnica di difesa. Questo sta appunto a significare che come disciplina non nasce per l'offesa, cioè per aggredire. Ma, quindi anche lì, proprio nell'aspetto e nella formazione del praticante, si forma questo aspetto che è il karate. Intanto a Flavio in regia, che ringraziamo, noi avevamo preparato anche un contributo solo video in cui raccontiamo un po' anche dei traguardi
raggiunti da Francesco, e non solo se siamo in grado magari di mandarlo mentre chiacchieriamo insieme a... Ecco, li stiamo vedendo. Dove eri qui, Francesco? Qui eravamo a Lecco quest'anno, dove abbiamo fatto sia gara individuale che a squadre. Lì è andata bene, ho conseguito il primo posto nell'individuale ed il secondo posto nella gara a squadre. Qui sempre Lecco, è la penultima gara che abbiamo fatto. E qui c'è un podio. C'è un podio, sì. quest'anno mi sono arrivati parecchi. Infatti, vogliamo dire, Gianni, anzi no, ti chiedo prima un'altra cosa. Genitori con dei marmocchi, 5-6 anni, si consiglia, come giusto che sia, di far fare ai bambini un'attività sportiva. Allora, che consiglio ti senti di dare a un genitore che non sa scegliere? E perché dovrebbe scegliere, ad esempio, il karate? Il motivo è semplice. Noi facciamo tutto quello che fanno altri sport nella preparazione atletica. Quindi coordinazione, preparazione sulla forza, sulla mobilità articolare, quindi diciamo la scioltezza, così sì, volgarmente sì, chiamata, sì, insomma elasticità. In più abbiamo un linguaggio motorio che è inusuale, perché la gestualità tecnica nostra è come se noi dovessimo parlare arabo, insomma, o una lingua completamente diversa. Quindi è un modo per arricchire un bagaglio motorio incredibile. Inoltre abbiamo anche l'interazione, perché nel fare karate c'è anche un colloquio non verbale ma motorio, quindi c'è proprio la possibilità di utilizzare tutti quegli aspetti motori che molte altre discipline non hanno, perché abbiamo il discorso del combattimento, che è altamente formativo, soprattutto per l'area cognitiva, che è l'area del nostro cervello che è deputata a elaborare dati e a trovare soluzioni. Faccio un esempio banalissimo, che è quello di guidare in macchina. È un conto uno che guida l'auto mobile a 60 all'ora su un'autostrada libera e guidare a 100 all'ora nel traffico della tangenziale di Roma. Insomma, le cose cambiano. Certo. Ecco, noi siamo abituati a guidare a 100 all'ora nella tangenziale. Ecco. Ecco, quindi diciamo aiuta molto. Noi abbiamo da anni, ormai sono più di 15 anni, che sviluppiamo un progetto karate a scuola. Siamo stati protagonisti in diverse scuole della provincia di Teramo. Attualmente stiamo facendo un progetto a Mociano, ma siamo stati a Notaresco, a Tortoreto, insomma. Scuole primarie? Scuole primarie. Elementari. Diciamo sì, le scuole elementari, più semplicemente, dove in questi anni veramente abbiamo fatto scuola a migliaia di bambini. E c'è proprio dei dati rilevati da questi studi fatti, che i ragazzi che fanno attività sportiva e con il karate hanno anche dei miglioramenti nell'attività scolastica. Appunto, perché soprattutto per la concentrazione, che diceva Francesco. Sì, concentrazione, maggior abilità, perché la coordinazione motoria porta anche poi a una abilità anche nella lettura, maggior abilità nel leggere, che comunque è coordinazione, nello scrivere, nel fare anche ragionamenti, perché comunque sei portata a dover elaborare dei dati, certo, rapidamente, perché il tempo non te lo permette, quindi è un espediente veramente importante per questi ragazzi. Aiuti. Prime lezioni con i tuoi ragazzi, i piccolini, sei passato da allievo. Ecco, già l'inno nazionale ci sarà tremando adesso a questo errore. Allora, i tuoi piccolissimi allievi, come affrontano le prime lezioni? Ti fanno domande strane? Sì, ti chiedono cose che vedono comunque nei film, nei cartoni animati. Appena ti vedono la prima volta con la divisa, la prima cosa che vanno comunque a guardare, a toccare la cintura nera, guarda la cintura nera. Però ecco, una volta lì devi essere bravo da tecnico, da istruttore a coinvolgerli, perché sia i bambini comunque piccoli di 5-6 anni che hanno comunque timidezza e preoccupazione nell'iniziare forse nella nuova attività, devi comunque coinvolgere in un certo modo. I ragazzini di 12-13 anni devi cercare di coinvolgerli in un altro modo.
Quindi comunque è impegnativo anche per voi. È impegnativo, ma ripeto, dà veramente grandi soddisfazioni personali, perché quando vedi comunque ragazzi che riescono ad eseguire un qualcosa, perché il tecnico sa da dove si è partiti, quindi vedere comunque dove arriva il ragazzo già comunque è una soddisfazione per lui, ma anche per noi, per voi, per noi istruttori. E a proposito di questo, Gianni, come si scopre un talento? Perché qui abbiamo un futuro... Vabbè. Partecipante ad un campionato europeo, no? Diciamo che per un tecnico non è difficile capire se un ragazzo ha delle doti, delle predisposizioni per arrivare a ottenere, diciamo, delle prestazioni. La differenza sta nel capire se il tempo darà ragione al tecnico o all'atleta o viceversa. Perché delle doti naturali ce l'abbiamo tutte, e questo dipende, come dico sempre, da mamma e papà, dalla genetica che ce lo danno. Poi ci vuole la competenza e la preparazione del tecnico affinché queste doti vengano esaltate e portate, diciamo, a far sì che possa avere una poi prestazione a livello sportivo importante. Dopo, la problematica è legata non solo alle capacità, alle doti dell'atleta, ma alla passione, alla voglia e alla continuità, alla costanza. Noi, insomma, ce ne passano veramente tanto. Forse l'aspetto più difficile, soprattutto quando si ha a che fare con ragazzi molto giovani, no? Perché poi l'adolescenza, sai, ecco perché prima dicevo che le donne, le ragazze... sotto questo aspetto soffrono di meno rispetto ai ragazzi e sono più costanti per quello. Cioè, se si prefiggono, vengono distratte un po' di meno. Noi maschietti, sai, ci distraiamo più facilmente. Nell'adolescenza è un problema serio. Sì. Può succedere. Colpa delle donne. Sempre colpevoli. Sì. Sarà da solo Francesco a partecipare ai campionati europei? Allora, in questa categoria no, cioè, ci sarà una ragazza che anche lei probabilmente, dico probabilmente perché abbiamo i campionati italiani, a proposito invito tutta tutti. I nostri telespettatori a essere presenti a Roseto l'11 e il 12 aprile, saranno le finali dei campionati italiani, sono quasi 1000 atleti provenienti da tutta Italia, quindi sarà una kermesse bellissima al Palamaggetti. Sabato e domenica, 11 e 12 aprile. Noi come federazione regionale abbiamo organizzato questa seconda manifestazione in Abruzzo, perché la prima l'abbiamo fatto l'anno scorso pure, è stato un grandissimo successo. Io sono responsabile regionale per la Federazione Italiana Karate, per la FIC, che appunto gestirà questi campionati italiani. E abbiamo diversi ragazzi, veramente ne abbiamo anche un suo compagno di squadra. Quindi dipenderà dall'esito di questa finale? Sì, molti risultati sì. Quelli di Francesco diciamo che sono abbastanza consolidati. C'è già una certezza, quindi... Quindi è una grande responsabilità, Francesco. Sì, cioè, un onore. Ci rappresenta non solo l'Abruzzo, ma anche l'Italia. Certo, è un onore, Portogallo. È in Portogallo, quindi comunque... Ripete, diciamo, il sogno che si riavvera a partecipare, poi ovviamente uno cerchiamo di dare il massimo, quindi sia per noi che per la nostra associazione, che comunque per la nazione, per la federazione. Quando saranno i campionati? Fine maggio? Fine maggio, dovrebbero essere dal 28 al 31, se non erriamo. In Portogallo dove? Santarém si chiama. Ok, perfetto, noi chiaramente vi seguiremo. Magari. Gianni, mi raccomando. Porteremo un video questa volta. Questa volta non solo foto, vogliamo il video. Promesso. Vogliamo il video della Scuola Karate d'Italia che ci rappresenta in Portogallo. Allora, abbiamo ricordato anche l'appuntamento di Roseto ed è anche un doppio onore, forse per l'Abruzzo, avere le finali nazionali. Certo, da noi, non era così scontato, immagino. No, non è scontato. Devo dire che la Federazione Italiana Karate... negli ultimi anni insomma crede nell'Abruzzo perché abbiamo un bel gruppo dirigente, abbiamo delle belle realtà che si muovono bene. Sì. E poi abbiamo questa fortuna geografica di essere al centro dell'Italia. Esatto, che è una capacità anche di ospitalità ottima, quindi si è coniugato la capacità organizzativa nostra
con l'ospitalità, la posizione geografica, chiunque viene in Abruzzo se ne innamora perché insomma, offriamo uno spettacolo unico, perché tra il Gran Sasso e il mare, insomma, ce n'è. E lo diciamo io e Gianni Visciano, che non siamo abruzzesi. Ma io di origine non sono abruzzese, anche se sono arrivato in Abruzzo giovanissimo, avevo 10 anni. Noi da stranieri in terra abruzzese riconosciamo le qualità e le peculiarità di questa fantastica terra. Allora chiudiamo. Francesco, si dice in bocca al lupo nel karate? Sì. Si può dire? Sì. O c'è una espressione particolare? No. Perché sì, iniziamo con una gaffa, chiudiamo con una gaffa direttamente. No, si può dire in bocca al lupo? Si può dire, noi diciamo viva il lupo, perché viva il lupo. Allora, ci teniamo anche al lupo. Sicuramente proveremo a esserci. Almeno sabato 11 per la prima fase. Sabato 11 gareggerà Francesco e tantissimi altri nostri atleti. Chiaramente chiunque genitore volesse far avvicinare, così sbirciare un po' il mondo e queste fantastiche atmosfere del karate, può anche andare a Mociano, chiedere di Gianni Mociano, affacciarsi. Non è un problema, in qualsiasi comune ormai della provincia, dell'Abruzzo e dell'Italia c'è una scuola di karate. Quindi nulla costa avvicinarsi. Fate avvicinare i ragazzi al karate, perché è una disciplina veramente altamente formativa. È una disciplina che esula un pochettino da quelli che sono gli standard degli altri sport. Sono sicuro che se si avvicinano i ragazzi se ne appassioneranno e se ne troveranno bene e avranno dei benefici per la loro formazione come persone. Perfetto, allora grazie Gianni Visciano, grazie veramente. Grazie a te, Paolo, grazie a voi. Grazie Francesco Andrenacci, in bocca al lupo. Vive il lupo, ma soprattutto in bocca al lupo per i tuoi ragazzi, certo. I piccoli grazie. Allievi super curiosi. Grazie a voi per averci seguito. Chiaramente Vera Mattina torna domani mattina puntuale alle 7 in studio il direttore Antonio D'Amore con la sua ricchissima e dettagliata rassegna stampa Abruzzo Marche, poi la collega Elisabetta Di Carlo con il suo ospite. Da parte mia grazie, buona giornata, e vi ricordo chiaramente l'appuntamento col nostro telegiornale ore 14, poi edizione serale delle 19:15. Ancora grazie, buona giornata.